È una crisi decifrabile come crisi che viene gestita molto cinicamente dal maestro, come attraverso le categorie del pensiero negativo, cioè la negazione appartiene all'ordine, non ci può essere ordine privo di negazione interna, non c'è alcuna forza che riesca a portarlo fuori, questo disordine, questo disordine non ha alcuna capacità di sviluppare nulla di nuovo. Noi lo teniamo, lo adoperiamo, lo gestiamo per far funzionare ciò che resta del nostro. Io penso che come diagnosi sia vera questa terza modalità di interpretazione. Poi, non tutte le ciambelle del campo pubblico, e qualche cosa può sfuggire. Da qualche cosa che sfugge al disegno di congelare, si fa per dire, il disordine, da qualche cosa che sfugge, da un calcolo mal fatto, se c'è una soggettività politica conscia, certa di sé, allora quello che è una malattia cronicizzante può diventare una crisi. Quella che viene presentata come una malattia cronicizzata, ce la dobbiamo tenere, nulla può cambiare, ce la dobbiamo tenere, quella può diventare una crisi, cioè un punto di rottura e di svolta.